primario era quello di avere un'immagine chiara del turismo extraalberghiero, ma inizialmente raccogliere dei protagonisti e degli attori che lo vivessero giorno per giorno, lo offrissero giorno per giorno. La finalità comune prevalentemente è quella di ottimizzare benefici e vantaggi tramite la condivisione, quindi ottimizzazione dei costi per qualsiasi iniziativa, dalla lavanderia al governo delle pulizie, verso decisioni amministrative importanti, perché sono sempre meno pesanti se condivise, no? Quindi Quindi stiamo, sì, parlando proprio efficiente. di certificare, gli aspetti pratici della conduzione, di una struttura alberghiera di questo tipo, e, correggimi, ecco, se sbaglio, e Sì, di, sì. certificarne la qualità, in questo senso, no? Esattamente, perché specifico Paola con attenzione strutture extraalberghiere, questo è il focus primario di questo momento, soprattutto nella fase dalla quale stiamo provando ad uscire. La scelta del nome la dice lunga, perché essere dentro Fasano, to be in Fasano, significa trasmettere senz'altro l'esperienza al turista ospite di questo territorio. Però esperienza significa anche averla, quindi essere in grado, quindi professionalmente, di cercare la qualità, aderire alla qualità tramite l'applicazione di norme e regole ben chiare e differenziarsi da chi questa qualità non la fa. Quindi il dialogo con le istituzioni, nato proprio durante il lockdown, si è formalizzato innanzitutto col riconoscimento della nostra professionalità, indipendentemente dall'essere imprenditori o a condizione familiare. E si è stato apprezzato, è stato visibile grazie alla documentazione scientifica che abbiamo anche portato, dati pubblici di Regione Puglia o di territorio fasanese, che vedono che l'extraalberghiero corrisponde anche a più di un terzo dell'indotto ufficiale del turismo ricettivo. Voglia. Quindi, ecco, ed è di qualità, è molto seducente, è molto ammiccante, perché ovviamente avendo quel che di, innanzitutto siamo spesso a casa nostra ad ospitare gli ospiti e i turisti, e ha un quel di artigianale che non significa affatto improvvisato, parliamo sempre di qualità, di ispezioni e di certificazioni. Artigianale nel senso di proprio territoriale, caratteristico e autentico del territorio nel quale lavoriamo e agiamo. E questo plus che dà l'extraalberghiero rispetto allo stimabilissimo e stimatissimo turismo alberghiero ricettivo. Quindi è stato pensato proprio un logo per rappresentare appunto questa associazione di soggetti, di realtà, proprio del territorio che possa identificare questa zona con un qualcosa che significa qualità, come detto. Di conseguenza questo logo è anche un marchio che potrà essere speso verso i turisti, i clienti, insomma che speriamo arrivino in molti ora dopo la riapertura delle frontiere anche esterne, no? Sì, dell'Italia. esatto, è proprio uno stamp, un timbro che certifica il sostegno da parte del comune, quindi del territorio. Infatti il logo in sé riporta il To Be in Fasano, il nome dell'associazione, il logo del comune, quindi il Faso, e la scritta, il payoff, si dice in gergo, dello stay safe, quindi caro turista, stai tranquillo, sentiti sicuro, se vieni nelle strutture extraalberghiere certificate, hai non solo diritto ad una certezza di igiene, anti-Covid e Ecco, quant'altro, sì, questi ma sono i hai anche. servizi, diciamo, garantiti proprio dall'aderenza a questo marchio, a questo logo, a questa associazione, no? Sì. Questi sono primari in questa fase storica, ma restano definiti e confermati quelli un po' più evolutivi, cioè caratterizzare un pacchetto completo verso il turista ospite, che non sia solo dormire bene in un ottimo letto, in un buon contesto, su un buon cuscino, o fare un'ottima colazione. Significa anche avere un ottimo punto di balneazione, pubblico o privato, avere un ottimo ristorante, trattoria, locanda o ristorante, quindi avere una filiera che risponde alle sue esigenze di turista, non soltanto un'accoglienza. Questo è il grande risultato ottenuto qui al Comune. Sì, decisamente, è un percorso che ha portato a questa ottimizzazione, a questa identificazione.
Ovviamente parlavamo un po' prima dell'intervista, appunto, di novità che si stanno, no? Susseguendo proprio perché questa iniziativa ha smosso l'interesse di varie realtà, non soltanto nel Fasanese, ma anche fuori, con l'intervento, appunto, mi raccontavi dell'interesse ecoregionale da questo punto di vista, quindi potrebbe diventare un marchio regionale. Oddio, ce lo auguriamo perché il modello è autorizzato ad essere replicato e mi stanno chiamando in altri comuni per divulgarlo, per condividerlo, perché è vincente. Ho dimenticato, non abbiamo sottolineato quella lotta al non ufficiale che un marchio del genere garantisce, perché purtroppo un po' strumentalizzato dalla filiera alberghiera, chiamiamola industriale, giusto per differenziarci dall'artigianale, ok? Non c'è nessun, non depauperiamo nulla con questi aggettivi, però molto spesso l'extraalberghiero viene associato dalle grandi industrie alberghiere all'abusivo, al fuori mercato, al nero. Ah, per favore, non è assolutamente così, esiste questo e la nostra decisione, in attesa di un percorso severo da parte del territorio sugli cosiddetti abusivi o fuori norma, la nostra decisione di farci riconoscere nasce proprio dal bicchiere mezzo pieno. Noi ci siamo e siamo diversi dagli altri e vogliamo essere identificati. Questa lotta, brutta parola, questa volontà a migliorare l'identità di genere, usiamolo questo trinomio tanto comune ultimamente, ha accarezzato anche una, come posso dirti, ha spontaneamente riunito altre province e altri comuni della regione. Adesso in poche settimane, con un approccio molto soave, molto di comunità di intenti, siamo arrivati circa 700 strutture, che sono già più del 10% dell'intero territorio, a ritrovarci con la stessa esigenza e a chiedere una presenza al tavolo regionale del turismo, a tutti i tavoli regionali del turismo, perché le esigenze, le caratteristiche e anche il contributo di investitori privati come siamo noi, perché contribuiamo anche alla produttività del territorio, sia chiaro, è ben diverso e può essere totalmente e perfettamente integrato al contributo dell'industria alberghiera proprio perché ha una completezza di visione, di visibilità sul territorio. Quindi non mi stai parlando esclusivamente di zone intorno, comunque periferiche alla zona di Fasano, Valle d'Itria, eccetera, ma anche distanti, comunque in Puglia, Eh ma. sì, siamo arrivati, c'è Barletta con noi, c'è Taranto, c'è tutto il Salento, c'è Lecce, Brindisi, Polignano, Monopoli, siamo tutti, tutti, stiamo arrivando all'amato territorio foggiano, quindi, anzi mi spiego meglio, non ci stiamo arrivando noi, è il territorio che spontaneamente sta facendo un passaparola. È molto romantico, ma è molto produttivo, perché questo lockdown ha dato l'evidenza di quanto meglio possano essere fatte certe cose, in nome del territorio. Ripeto, molti sono a conduzione familiare, questa è una caratteristica, molti hanno avuto il coraggio di diventare impresa e questo deve essere riconosciuto come valore territoriale. Anzi, proprio per potersi confrontare un po' meglio, no? Con il luogo in cui si va ospiti. Se si va ospiti presso una Esatto. famiglia o comunque sia un'azienda a conduzione familiare, è chiaro che il rapporto di prossimità, la conoscenza diventa più approfondita, no? Delle tradizioni, degli usi, dei modi di Certo. fare. C'è uno scambio maggiore che non andando Decisamente. nell'asettico albergo, che ovviamente lascia sempre un po' più freddi, chiaramente, necessariamente, indispensabilmente direi. Volevo chiederti, cosa succederà ora? Ora che appunto avete un invito ufficiale al tavolo regionale, cosa vi aspettate? Cosa vi aspettavate in principio? Comunque sia, quello che vi eravate prospettati, più o meno questo o avevate intenzione di prendere altre direzioni? No, abbiamo solo voglia di mostrare i nostri progetti sulla tradizionale triplice scadenza, a immediata necessità, a breve termine e lungo termine, perché noi vogliamo collaborare, non vogliamo andare lì con dei pacchetti, prendi o molla, lascia o prendi, no, vogliamo collaborare e dare il nostro contributo, quindi siamo apertissimi, grati alla Regione per averci ascoltato e averci concesso questa opportunità.
La veste di proattività è una veste collaborativa, è un apporto anche molto di esperienza diretta, di errori diventati poi qualità o di batoste nella purtroppo assoluta solitudine in cui abbiamo condotto tutto questo sino ad ora. Quindi siamo assolutamente certi che la bontà di questo riconoscimento porterà al territorio intero una serie di benefici, un po' alla volta, Un po' alla qualcosa volta. subito, che come giusto che sia, non esistono percorsi cotti e mangiati, come si dice spesso. I percorsi sono tali, sono percorsi, quindi si fa un programma, qualcosa si attua subito, qualcosa nel medio e qualcosa si progetta nel lungo termine. Questo è il nostro supporto e il nostro approccio. Ok, senti una battuta così per chiudere. Io ho visto la struttura, le miniature è splendida, con un pergolato bellissimo, un percorso con giardino, è veramente molto bella. Sono strutture che appunto non ci sono le stelle come per gli alberghi, però credo che la valutazione si possa fare semplicemente così a pelle e che sia veramente chiaro che la qualità, ecco, quando c'è si sente. Davvero un posto splendido. È possibile Grazie. usare il bonus vacanze da luglio in poi? Sapete nulla di questo? Non è affatto chiaro quello che ci è Ecco. stato mandato a cascata e quindi Non ancora. onestamente non sono in grado di risponderti di Eh no, questo. ma non sei l'unica. Diciamo che ci organizzeremo. Probabilmente noi italiani siamo un Esatto. po' lenti, quindi abbiamo ancora tempo e ci piace ridurci all'ultimo. Fino al 1º luglio aspettiamo ancora novità. Se ci sarà la possibilità, spero che molti possano approfittare e pagare direttamente, ecco, presso di voi. Sì, perché è la cosa più corretta alla fine, perché bisogna valutare anche un flusso di cassa e di liquidità in un momento di assoluta mancanza di liquidità e di fatturati, quindi lo valutiamo insieme. Va bene, davvero Cinzia, ti ringrazio. Abbiamo avuto Cinzia Capozza, appunto, vi invito tutti a dare un'occhiata anche sul sito, insomma, delle miniature Bed and Breakfast, molto bello, e ad approfondire questa nuova realtà, questa nuova associazione To Be Infasano. Grazie mille Cinzia, davvero. Grazie Paola, grazie a tutti. I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and I stopped to talk of a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? Cause her hair is black and her eyes are blue. And I knew right then, I've been taking a whirl around a sawtooth prom with a Galway.
Io torno in voce a questo punto e ringrazio ancora Cinzia Capozza per la bella intervista. Tra l'altro volevo dirvi, mi sarebbe piaciuto molto averla dal vivo, per così dire, ecco, in collegamento telefonico, quantomeno. Purtroppo non è stato possibile per vari motivi, proprio di tempo, pazienza. Però, posso dire una cosa, cioè la riflessione che mi ha spinto a fare lei mi è tornata poi utile anche parlando con altre persone, in particolare con un gestore di un bar del centro di Bari, diciamo così. Fondamentalmente ci sono dei punti di Bari che sono in preda all'anarchia, quantomeno, diciamo così, hanno detto Far West e quant'altro, ed altri che invece sono soggetti a tremendi controlli. Forse dipende dal fatto che ci sono persone anche più coscienziose e meno coscienziose, perché voglio dire, parlando con questo gestore, poi effettivamente vedevo che alcuni lì vicino a fianco erano molto più morbidi nel rispetto delle regole. Ecco, dipende un po' dalla responsabilità personale, dal proprio senso civico di responsabilità, e va bene. Quello che però si diceva è: io non voglio fare il delatore, non voglio mettermi lì a incolpare nessuno, semplicemente mi hanno detto di stare a delle regole e io ci sto. Però alla fine conta poco, conta nulla, al limite appunto a te non faranno la multa, però, il discorso che faceva Cinzia è importante, perché bisogna creare alla fine in queste situazioni qualcosa che sia spendibile in termini di visibilità. Se c'è un rispetto di un protocollo, di un criterio, di una legge, di un qualcosa che serve comunque alla collettività, tanto vale renderla pubblica e ufficializzarla, ecco, come dire. Questo potrebbe portare anche ad avere maggiore voce in capitolo in un secondo tempo, quindi io la butto lì anche per tutti quelli che sono nelle stesse condizioni, situazioni, che siano imprese della ristorazione, che siano imprese del turismo, che siano appunto imprese dello spettacolo, anche se le imprese dello spettacolo devono essere ligie per forza, perché tanto non si può far nulla o quasi nulla, quindi vabbè. Dunque, torniamo alle notizie. Io volevo parlarvi proprio della giornata europea dell'archeologia, anzi, meglio, delle giornate europee dell'archeologia 2020, che si svolgono dal 19, da oggi, fino a domenica 21 giugno. Ve ne parlo attraverso un articolo pubblicato da LSD Magazine. Ringrazio Michele Traversa sempre per la sua capacità, ecco, di individuare comunque questioni attuali che magari sono anche affini con il nostro modo di scegliere le notizie. E niente, dice appunto: arrivano anche in Puglia. Dal 19 al 21 giugno 2020 si svolgono le giornate europee dell'archeologia, organizzate e promosse dall'Istituto Nazionale Francese di Ricerca Archeologica Preventiva, sotto l'egida del Ministero della Cultura francese. In occasione di queste giornate, tutti gli attori del mondo dell'archeologia si mettono all'opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena di questo settore. I luoghi della cultura della Direzione Regionale dei Musei Puglia partecipano a queste giornate, permettendo ai propri visitatori attività in presenza, come nel caso per esempio del Museo Nazionale Archeologico di Altamura, che ha partecipato proprio a queste giornate con la presentazione del titolo Verso l'archeologia virtuale e cosmopolita. Proprio oggi alle 10.30 si è tenuta la presentazione del tour virtuale del progetto Vista, arricchito di nuovi contenuti e traduzioni in inglese dei testi relativi all'allestimento, dedicato alla scoperta dell'uomo di Neanderthal, anche detto l'uomo di Altamura, nella grotta di Lama Lunga. Niente, insomma, operatori di scavi, organismi di ricerca, università, musei e siti archeologici, laboratori, associazioni, centri archivi e collettività territoriali sono stati appunto invitati ad organizzare attività innovative, originali e interattive destinate al grande pubblico. Inoltre quest'anno, per l'evolversi della situazione di emergenza legata proprio alla diffusione del coronavirus, l'organizzazione ha spinto a predisporre una piattaforma digitale denominata hashtag Archeorama, ok? Quindi potete andare a cercarla.
anche su Twitter, insomma sui social, sulla quale saranno fruibili contenuti quali reportage, visite virtuali, giochi o eventi a tema, al fine proprio di consentire a tutti gli attori di contribuire alla festa annuale dell'archeologia e di reinventarla sotto una nuova luce attraverso la creazione di eventi digitali e la valorizzazione delle risorse online. Tutte le iniziative comunque sono consultabili sul sito ufficiale della Giornata Europea dell'Archeologia, che è un sito francese, quindi è Journée Archéologique con il trattino in mezzo, journes-archeologie.fr. Datevi un'occhiata, ma datevi un'occhiata soprattutto all'articolo presente su LSD Magazine. Dunque parliamo di agricoltura a questo punto, perché ho trovato un articolo su pugliain.net in cui si dice appunto che è stato approvato nella seduta odierna della conferenza Stato-Regioni il decreto ministeriale che dà attuazione al bonus donne in campo previsto dalla legge di bilancio del 2020, con l'istituzione di un fondo rotativo dalla iniziale dotazione pari a 15 milioni di euro. Si concederanno mutui a tasso zero fino a 300.000 euro per la durata massima di 15 anni, comprensiva del periodo di preammortamento, alle donne con qualifiche di imprenditore agricolo oppure coltivatore diretto, nonché alle società composte al femminile per oltre la metà del numero di soci e delle quote di partecipazione. I finanziamenti copriranno fino al 95% delle spese ritenute ammissibili. Sarà possibile finanziare anche l'acquisto di terreni nel limite del 10%, ma principalmente appunto il finanziamento è finalizzato al miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda agricola mediante la riduzione dei costi di produzione, un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse, miglioramento delle condizioni agronomiche, ambientali, di igiene e benessere animale. Insomma, una buona notizia al femminile. E direi che su questo abbiamo gli ultimi 10 minuti. Vi mando un brano dei Baustelle, Sergio. Ci ritroviamo per una piccola pagina musicale che ho pronta per voi. A tra poco.
Eccoci di nuovo in onda, sempre per le news di RKO. Siamo tornati, sono Paola Pagone, vi tengo compagnia per altri 5 minuti, grosso modo, fino alle 18, poi do la linea agli altri programmi a seguire, appunto, Edon, tra poco ve ne parlerò. Dunque, dicevamo, piccola pagina musicale, passiamo proprio a parlare di Bugo, che l'ha rifatto, ebbene sì, conferenza stampa con Morgan, ma scompare all'improvviso come a Sanremo. Bugo si infuria per le risposte di Morgan e abbandona la presentazione del programma Rai via web, quindi l'ha fatta proprio di nuovo plateale, niente da fare, non c'è uscita. Vabbè, al di là di questi pettegolezzi, volevo parlare di musica contro le mafie. Sono stati selezionati i 10 artisti che, affiancati da produttori, artisti, manager, esperti di marketing e comunicazione di fama nazionale, frequenteranno la prima music farm a sfondo civile mai realizzata in Italia. E provengono da tutta Italia questi 10 artisti under 35 che dal 7 al 20 settembre vivranno settimane molto intense tra musica e impegno civile nei box art, nell'esclusivo quartiere in stile mitteleuropeo di Cosenza. Si chiama Sound Box, è la prima music farm a sfondo civile proprio mai realizzata in Italia. Sarà in diretta continua sui canali ufficiali di Musica Contro le Mafie, quindi potete tranquillamente seguirlo. C'è tempo, è a settembre, quindi intanto però sono usciti i nomi, ora ve ne parlo. La selezione, dichiara Gennaro De Rosa, presidente dell'Associazione Musica Contro le Mafie, direttore artistico del premio, è stata complessa. Ci siamo, dice, approcciati all'ascolto e alla valutazione di 128 proposte, analizzandole nella loro globalità, cercando di andare oltre il materiale inviato, facendo ricerche sulla loro attività, insomma anche pregressa, e hanno avuto un peso determinante sia il percorso degli artisti e la vicinanza ad attività, eventi, manifestazioni antimafia ed impegno civile, sia la creatività e poi naturalmente l'attualità delle proposte. Ecco i nomi di questi 10 artisti che saranno residenti. Dunque, ci sono diversi pugliesi. Partiamo proprio con Cadmio, che proviene da Troia, Foggia. Fra i 10 finalisti proprio della decima edizione del premio Musica contro le Mafie, è stato selezionato per il suo eclettismo e la voglia inconfondibile di confrontarsi con sfide sempre nuove. Da Lavagna a Genova invece arriva Gans. Ora sono una decina, magari non approfondisco così tanti. Arriva anche Ciarz da Annecy, Francia, mentre da Musumeri, quindi Sicilia, Gero. Dalla Calabria abbiamo Giulia Zedda. Alcuni nomi di questi li conosciamo già, tra questi forse Laura Pizzarelli, che viene proprio da Bari, già vincitrice della targa come giovane autrice SIAE della ottava edizione del premio Musica contro le Mafie, e si distingue proprio per l'originalità del timbro e della composizione. Da Latina invece arrivano Le Cose Importanti, che è una band dal sound e dallo stile attuali, che fanno di loro proprio una realtà musicale interessante tra le nuove proposte, vantano numerose collaborazioni già con grandi artisti del panorama nazionale. Massimo Nero da Catania, sempre siciliano, tra modernità e tradizione, ecco, scelto un po' per la scrittura non convenzionale. La nostra vecchia conoscenza, Misga da Andria, dalla BAT, cantautore pop indie, selezionato anche per il suo linguaggio diretto e sapiente, dicono, che sa coniugare creatività e aspirazione a una società più inclusiva e plurale. Beh, insomma, un bel commento per questa scelta. Un saluto a Michele. Da Bergamo, poesia potente, chitarra tonante, anche questi già sentiti, magari probabilmente. Comunque, questi sono i 10 nomi. Ci sarebbe occasione magari per andarseli ad ascoltare, quindi magari ve li pubblico, lo posto sul post di Facebook, così avete anche la possibilità di darvi un'occhiata. Dunque, in chiusura sono le 18, parliamo del Locus Festival. Ho trovato un articolo appunto su Bari Viva, dice appunto: salta il concerto di Paul Weller, l'artista inglese non sarà in Puglia nel 2021.
Beh, la star della musica britannica era prevista nel cartellone dell'edizione di quest'anno, ridimensionata poi per il Covid-19. A dare l'annuncio lo stesso Locus sulla sua pagina Facebook. Niente da fare, dicono, purtroppo siamo costretti a cancellare la data di Paul Weller del 25 luglio 2020 a Locorotondo, rotendo a causa delle problematiche, insomma, dovute all'epidemia. L'intero tour europeo è stato rinviato al 2021, però le date non coincidono con il nostro festival, quindi speriamo di poterlo invitare nuovamente in una prossima occasione. Intanto, dicono, abbiamo autorizzato i nostri circuiti di prevendita al rimborso monetario dei biglietti acquistati, quindi niente voucher per questo concerto. Qualcosa forse è servito Paul McCartney quando ha parlato. Il rimborso avverrà in maniera automatica per gli acquisti su dice.fm e su richiesta invece online per ticketone.it entro il 17 luglio. Beh, una buona notizia da un punto di vista proprio della gestione delle attività musicali e degli eventi saltati, perché era stata una brutta cosa l'obbligo, insomma, di convertire in voucher poi per non si sa che cosa, e alla fine i soldi andavano alle agenzie di booking e non alle agenzie di biglietteria e non agli artisti alla fine, no? Va bene, vi ricordo che domenica 21 sarebbe stata la giornata della festa della musica, che quest'anno invece sarà è stata ribattezzata con hashtag Festa Senza Musica. Dunque, The Dark Side of the Show, che è un progetto ideato e realizzato da Max Martulli, pubblica un post su Facebook in cui dice: condividiamo questa splendida iniziativa di alcuni colleghi leccesi, diffondiamo insieme le nostre splendide professioni. Questo perché? Perché nella giornata della festa della musica, in cui la musica non si può fare, tanto vale parlare delle professioni della musica, portiamole alla luce. E l'hashtag è WeLive col punto esclamativo, la manifestazione a favore della musica dal vivo senza concerto. Quindi da venerdì 19 oggi a domenica 21 giugno, in concomitanza con la festa della musica, al Pala Live di Lecce in Piazza Palio si terrà WeLive, questa messa in scena di un grande appuntamento musicale nella sua totalità, il cui fine sarà quello di mettere in mostra tutto il lavoro che viene fatto e svolto dalle maestranze che vogliono utilizzare appunto questa vetrina per far conoscere che il valore, il costo e la fatica della produzione di un concerto. È stata ideata, voluta ed organizzata da Partner Associazione, una PS no profit di base a Lecce, la cui missione è quella di rappresentare, valorizzare e tutelare in Italia tutte le categorie della filiera dello spettacolo. Quindi mi sembrava una notizia molto importante con cui chiudere questa edizione. L'iniziativa, già nel suo nome, chiaramente racchiude il messaggio che vuole lanciare WeLive, perché può essere intesa un po' come noi della musica live, ma anche come noi viviamo, cioè la musica comunque, i lavoratori della musica comunque vivono. L'obiettivo è proprio attenzionare la pubblica amministrazione e le opinioni pubbliche sull'elevato numero di persone coinvolte in un concerto, nelle quali molto spesso non sono prese in considerazione le necessità e neanche l'esistenza, che attualmente sono ferme dal punto di vista lavorativo a causa del Covid. Allora, io do appuntamento a tutti a lunedì prossimo, probabilmente sarà l'ultima settimana di conduzione regolare, poi vedremo, vi stupiremo con una programmazione, una summer version di tutte le trasmissioni, o quasi, ora vediamo un po'. Rimanete collegati sul sito, su www.rkonair.com, per scoprire tutte le novità. Do la linea a Head On con Jake Barnes, il nostro programma in lingua inglese, e poi alle 19 fino alle 21 per 2 ore ci tengono compagnia Gigi Skid e Giovanni Petruzzelli per Rappercat, il programma con hip hop, rap e quant'altro. Quindi davvero ringrazio Domenico Cuoccio per la selezione musicale, saluto Alessandra Di Gregorio, con cui comunque abbiamo appuntamento per quest'ultima puntata mercoledì prossimo, Marco Chiffi, che invece vi terrà compagnia martedì, e ringrazio la redazione, Tommy Bombino, Michele Casella, Michela Ventrella, Simona Losito e Michele Traversa, LSD Magazine, per il costante contributo che è in grado di darci. Va bene, ok, vi saluto con Possessed Eagles, ci risentiamo lunedì, fate davvero un buon weekend, ciao a tutti.